Oggi vorrei parlare di come limitare, con i mezzi ovviamente possibili a disposizione, quella che può essere il contagio diretto, ovvero, come abbiamo detto in un'altra puntata, si intende contagio diretto quello che avviene da persona a persona attraverso le goccioline, i droplets. Vi ricordo alcuni aspetti. Innanzitutto, i droplets sono delle piccole goccioline che noi emettiamo quando parliamo. Quando respiriamo, comunque sono piccole goccioline che possono contenere appunto il Covid-19. Vi ricordo ancora una volta che non solo le persone malate, possono trasmettere il Covid, ma il modo purtroppo più subdolo di trasmettere il Covid è proprio quello attraverso le persone positive, cioè che hanno Covid ma che non evidenziano nessun sintomo. Quindi sappiate che non è che se voi parlate o state a contatto con persone che non hanno febbre o non hanno tosse o non hanno alcuni di questi sintomi, siete sicure. Sappiate che molte delle trasmissioni avvengono tra soggetti positivi asintomatici. Detto questo, noi la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di limitare il più possibile quello che è il contagio diretto, cioè quello attraverso i droplets, le goccioline. Queste goccioline, abbiamo detto, hanno una dimensione di circa 0,5 micron. Ricordatevi che il micron è un millesimo di millimetro, quindi sono assolutamente minuscole, assolutamente invisibili e possono galleggiare nell'aria per alcuni metri. Bene, uno dei sistemi più ovvi è quello di proteggersi con le mascherine. Questo è abbastanza intuitivo, perché se noi indossiamo una mascherina abbiamo tre vantaggi. Il primo, evitiamo di emettere droplets e quindi di eventualmente contagiare altre persone. Creiamo una barriera tra noi e le droplets di altre persone che possono arrivare. E terza cosa, vanno a limitare la possibilità, anche involontari, di andarsi a toccare mani e bocca con le mani. Quindi l'utilità delle mascherine è assoluta, sia per le persone che sono ovviamente malate, positive, sia per persone che sono asintomatiche, che come abbiamo detto possono essere positive, o anche persone che non sono né positive né malate, che però vogliono difendersi dalla possibilità di essere contagiati. Naturalmente, abbiamo sentito parlare di tanti tipi di mascherine. Naturalmente, sappiamo anche della difficoltà di reperire certi tipi di mascherine. Per esempio, quelle chiamate le P2P3, FFP2, FFP3 sono senz'altro le mascherine migliori che garantiscono il massimo filtraggio, ma sappiamo che sono difficili da reperire e mi sentirei di dire che sono indicate in questo momento di emergenza con queste difficoltà, devono essere date soprattutto e solo agli operatori sanitari che sono in condizioni molto difficili, che sono in condizioni permanenti a contatto con persone positive. Quindi queste mascherine che danno la massima sicurezza sono senz'altro le più indicate. Però, un po' per la carenza di questi dispositivi, è bene che siano dedicate unicamente al personale medico e sanitario che ha contatto diretto con i malati. Per le persone che stanno in casa o che devono uscire perché obbligate per motivi di lavoro, per motivi sanitari, cioè per quelle che sono le urgenze previste dal decreto ministeriale, bene, io credo che la mascherina, quella classica mascherina chirurgica, sia un ottimo sistema per proteggere. La mascherina chirurgica è formata prevalentemente da tre strati: uno strato idrorepellente anteriore, uno strato filtrante in mezzo e uno strato che assorbe l'umidità a contatto col viso e con gli occhi. Bene, prima cosa ovviamente va indossata nel modo giusto. Ricordatevi che la mascherina chirurgica, se ben indossata e integra, ci protegge per più del 90% di queste famose droplets da 0,5 micron. Quindi è un buon sistema, non è un sistema assoluto, ma un buon sistema. L'importante è che venga utilizzata bene e che si seguano scrupolosamente tutta quella che è la procedura per utilizzare queste maschere. Come dicevamo, innanzitutto la maschera chirurgica ha una parte esterna e una parte interna che va verso la bocca. È ovvio che questa cosa non va mai invertita, voi dovete sempre utilizzarla con la parte solitamente bianca verso la vostra bocca e il vostro naso. Inoltre, le mascherine chirurgiche hanno in superficie una specie di ferretto, che ovviamente è quello che va rivolto verso l'alto, perché è quello che serve a modellare sul naso.
Terza cosa, è fondamentale che la mascherina chirurgica aderisca completamente al viso. Questo perché è ovvio che se voi, visto che questo deve servire a ripararci dalle droplets, dalle goccioline, se noi facciamo sì che queste goccioline possano entrare da aperture, è chiaro che la mascherina non funziona. La mascherina funziona come filtro. Quindi indossatela, modellate, come vedete, molto bene il ferretto sul vostro naso, perché ci sono delle mascherine che sono ad elastico, altre che sono a laccetti. Comunque, una volta indossata, modellate molto bene e in modo aderente la mascherina al vostro naso, in modo che aderisca perfettamente, in modo che copra tutto il viso. La mascherina deve essere ben adesa al vostro viso. Ricordatevi un'altra cosa, la mascherina è strettamente personale e dovrebbe essere monouso. È chiaro che se ne avete poche, perché c'è carenza di reperibilità, segnatevela con un vostro nome, tenetela da parte perché bisogna considerarlo un oggetto potenzialmente molto infettante, ragion per cui va tenuto da parte, meglio in un sacchetto, e quando lo dovete utilizzare estraete e ve la rimettete in maniera molto attenta. Ricordatevi, la cosa migliore sarebbe utilizzarle monouso. Se ne avete una scorta limitata, cercate di tenerle molto bene, di lasciarle appunto non a contatto con altre persone, lavatevi sempre le mani dopo che rimuovete la mascherina. Quindi, per dire che la mascherina è un device molto importante e molto utile per prevenire quello che è il contagio diretto del virus. E imparate ad indossarla sempre quando siete a contatto con altre persone. Potete evitare di indossarla ovviamente in casa se siete a contatto sempre con la stretta cerchia dei familiari, ma se viene anche un familiare dall'esterno, cosa che non dovrebbe succedere, ma dovesse succedere, indossate la mascherina. Cioè, potete non utilizzare la mascherina solo se siete nel vostro ambiente familiare e non vi è nessun sospetto, nessun malato o nessun positivo di Covid-19 all'interno della vostra casa. Quindi in condizioni normali di assenza di positività o di malattia all'interno del vostro nucleo familiare, in casa potete non indossarla, ma appena varcate la porta di casa, indossate la mascherina.